Monologo numero 1. Confessione al maschile, scritto e diretto da Pupi Avati. Se penso alla prima volta che la vidi nell'ufficio di Carmine, d'altronde lei lavorava lì, in quell'ufficio, faceva la segretaria, ed io ero consapevole che Carmine fosse geloso. E pensai che fosse la donna più bella che io avevo mai visto nella mia vita. Io nella mia vita ne ho avute tante di donne, ne ho viste tante, ma belle come lei non ne avevo mai viste. Allora escogitai un piano per far sì che quando Carmine fosse fuori ufficio di provare a telefonargli. 2 giorni e mezzo dopo, lei, dopo che mi aveva fatto intendere che l'avevo notata e anche lei mi aveva notato, telefonai in ufficio e mi rispose lei, imbarazzatissima. Non mi riconobbe subito e io non sono bravo in queste cose. Cercai di provare ad invitarla ad uscire. Le chiesi se voleva parlare, se voleva uscire anche così per amicizia. E lei mi disse: "Ma io esco con te, l'importante è che però tu non ci provi." E io gli dissi: "Ma stai tranquilla." E lei mi disse: "Me lo devi giurare." E io giurai. Ci trovammo 2 giorni dopo in piazza Vittorio, al cinema La Cassa, un cinema all'aperto, alle 9 in punto. Un cinema strano, un cinema dove non c'era nessuno. Mi ricordo che c'erano delle luci gialle, c'erano dei moscerini, delle zanzare, e poi c'era un tizio strano che parlava all'autoparlante. E diceva cose strane, annunciava l'inizio di un film cinese. E tutte e due ci accorgemmo entrambi che il posto era sbagliato. Allora uscimmo dal cinema e iniziamo a vagare per la città senza una meta. A un certo punto io gli proposi che andrebbe un gelato. E lei gelandomi mi rispose: "Ma invece che un gelato, perché non prendiamo una camera d'albergatore?" Io dentro di me mi chiesi: "La donna più bella che avevo mai visto nella mia vita mi sta chiedendo di prendere una camera d'albergo?" Dopo qualche ora ci ritrovammo lì in questa stanza di albergo, in via Merulana, se non ricordo male. Lei, con grande naturalezza, si sedette sul divano, aprì il frigobar e iniziò a bere un succo di frutta. Iniziò a chiedermi cose sull'esistenza di Dio, sul senso della vita, e mi disse: "Carino qui, è bello parlare con te." E vi giuro che nessuno ci può credere, e neanche il portiere ci credeva. Non è successo niente. Avevo mantenuto i patti. Non la spogliai, non la toccai. E dopo 2 ore circa il portiere telefonò in camera per chiedere se andava tutto bene. Io gli risposi: "Sì, va tutto bene." Senza ricomporci scendemmo nella hall e notai che il portiere guardava Ginevra con grande invidia perché Ginevra era bellissima. 8 mesi dopo me la sposai e ieri l'ho
ammazzata a coltellate. Ciak, fine.